Allora, eccoci all'interno della terapia intensiva del GOM, l'ospedale, il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. C'è insieme a noi il dottor Vadalà e i pazienti ricoverati qui in terapia intensiva. Quanti sono, dottore? Allora, abbiamo in questo momento 7 pazienti, alcuni in respiro spontaneo, altri sedati, ovviamente priorizzati ed intubati. Ovviamente abbiamo una percentuale di non vaccinati, in questo momento siamo in un rapporto di 5 a 2, 5 non vaccinati? 5 non vaccinati e 2 vaccinati. I 2 vaccinati hanno, diciamo, delle importanti comorbidità, dobbiamo anche aggiungere, vaccinati con doppia dose, voglio anche sottolineare così non si creano dubbi. Sono ovviamente tutti i pazienti che abbiamo qua con delle polmoniti bilaterali da SARS-CoV-2 molto gravi, che interessano quasi, nella maggior parte dei pazienti, quasi l'80% del polmone, il parenchima polmonare. Abbiamo anche alcuni pazienti, purtroppo ahimè, con quasi interessamento totale del parenchima polmonare, con grandi problemi ovviamente sia del parenchima e poi di conseguenza anche respiratori. Il genere, l'età, la provenienza geografica di questi pazienti in rianimazione? L'età è molto varia, come può ben vedere, abbiamo pazienti giovani, 45 anni per fare, diciamo, dare qualche numero, ma abbiamo anche pazienti di 50 anni, 60, cioè abbiamo un'età molto variegata, ecco, diciamo, diverse età. L'area geografica non c'è proprio una pertinenza all'area geografica, ma anche in questo caso abbiamo diciamo, una provenienza mista, quindi anche in questo caso abbiamo, voglio dire, un'eterogeneità di provenienza. Da quanto tempo sono ricoverati questi pazienti qui in terapia intensiva? Ci sono dei pazienti che hanno una degenza molto più lunga, e altri invece che sono arrivati negli ultimi 3-4 giorni, quindi anche in questo caso purtroppo non c'è un'omogeneità di degenza, perché una volta che ovviamente un paziente Covid entra all'interno di una terapia intensiva, ovviamente impiegherà molto tempo perché bisogna anche capire l'entità del danno, la risposta del paziente. E che tipo anche di device noi utilizziamo? Utilizziamo un device non invasivo, quale può essere, come può vedere, il casco. Abbiamo dei caschi CPAP, dei caschi NIV che ovviamente funzionano grazie all'aiuto anche del ventilatore, oppure dei pazienti intubati o ancora dei pazienti tracheostomizzati. Ovviamente in base alla durata della degenza e alla patologia di base, all'insufficienza respiratoria di base, alla polmonite, si valuta il percorso in base anche a dei valori, anche emocastanidici e quant'altro, quindi si va a valutare e si decide in quel caso se un paziente necessita solo e esclusivamente di un trattamento non invasivo oppure deve andare incontro a un processo invasivo, una procedura invasiva, quale può essere l'intubazione, che poi a distanza, voglio dire, di giorni, visto l'impossibilità a poter estubare questi pazienti, si procederà ad un'altra manovra che viene chiamata tracheotomia, quindi si procederà a un altro device ancora. Qui non, in questo momento non ne vede, quindi hanno una degenza media circa di 10-12 giorni circa questi pazienti e chi ne ha di meno, grosso modo siamo su questa linea, chi è più datato, 10-12-15 giorni al massimo. Dovitati che è uno dei nostri infermieri che ovviamente anche lui sta facendo questa lotta al Covid, quindi Ci racconti la giornata, che si trascorre qui all'interno della rianimazione? Le giornate sono faticose, lunghe, per assistere questi pazienti e quindi cerchiamo di fare il possibile per aiutarli, anche se certe volte è una lotta impari contro questo virus che purtroppo distrugge i pazienti, distrugge i polmoni, quindi cerchiamo di fare il possibile. Dopo 2 anni praticamente possiamo dire che siete provati, siete stanchi. Dopo 2 anni, sì, sono stati 2 anni lunghi e quindi però dobbiamo andare avanti, non ci dobbiamo fermare, quindi cerchiamo di fare il possibile. Ecco, un appello invece per le persone è di vaccinarsi, perché è l'unica arma che abbiamo contro questo virus, non abbiamo altre armi. Speriamo che la gente, quelli che non si sono vaccinati, inizino a capire che è l'unica arma che abbiamo, non abbiamo altre armi.
Io sono un nostro volontario, presto servizio presso, di volontariato presso questa struttura, volentieri, cerco di aiutare i miei colleghi di quello che posso e in più cerco di dare una mano servendo qua dentro la terapia intensiva Covid i nostri pazienti affetti da questo virus. La mia esperienza Covid non è molto bella, forse ci ho messo un po' di tempo prima di decidere per il vaccino. Cosa posso dire oggi che stiamo del fuori in un letto di ospedale? Che sicuramente avere una copertura vaccinale è molto importante. Adesso io posso solo ringraziare il personale medico, infermieristico in questa struttura, perché ce l'ho vicino a me 24 ore su 24. Sono una parte di me, mi stanno facendo vivere. Spero di guarire presto completamente da questa situazione. Molto brutta, non è bella a nessuno, soprattutto quando si ha a che fare con l'esercizio, la respirazione. E quindi spero di rimettermi presto. Sono sicuro che con il loro vicino ci riuscirò. Certo, è importante che tutte le persone che ancora non hanno una protezione, che vanno bene con il proprio medico, con il proprio medico di fiducia, prima, si finisce a fare il vaccino, perché è molto, molto importante. Questa è un'esperienza diretta di una persona che purtroppo, ahimè, è affetta da SARS-CoV-2 e che quindi sta provando sulla sua pelle, senza, Ricordiamolo 45 anni. sì, e senza voglio dire, che ci siano dei fatti dietro. Quindi questa è la realtà cruda di quello che sta provando purtroppo questo giovane. Adesso speriamo che in qualche maniera riusciamo ad aiutarlo e a portarlo fuori da questa brutta esperienza. Il trend ormai da 2 o 3 settimane purtroppo è un trend in aumento, sia dei contagi e proporzionalmente anche dei ricoveri, sia in area medica che in terapia intensiva. Ad oggi, infatti, abbiamo 7 pazienti in terapia intensiva. Sono pazienti non vaccinati per la maggior parte, 2 soli pazienti vaccinati fino adesso, ma con grave comorbidità. Dopo 2 anni, che situazione c'è dal punto di vista generale, del reparto, sua personale, di tutti i medici, gli infermieri che lavorano quotidianamente per combattere questo virus? Ci racconti le giornate che trascorrete qui? C'è sicuramente stanchezza, stanchezza fisica ma anche stanchezza psichica. Personale ovviamente è stanco, dovendosi confrontare ormai, come diceva lei, da 2 anni con delle situazioni che sono situazioni sempre molto complesse, dall'esito spesso sfavorevole. Non ci si abitua mai ovviamente alla morte e poi anche ad avere ormai pazienti che hanno, molti di loro, la stessa evoluzione, gli stessi quadri clinici, quindi una situazione difficile da reggere dal punto di vista psicologico. Lo vedono gli infermieri, lo vedono gli OSS, che sono quelli che poi, diciamo, sono molto più a contatto e per molto più tempo rispetto a noi, che sicuramente curiamo la parte clinica, curiamo l'aspetto terapeutico, però poi chi entra in contatto in maniera particolare con i pazienti, specialmente quelli all'inizio, sono proprio gli infermieri e gli OSS, e quindi raccolgono anche le preoccupazioni, le confidenze di questi pazienti, e inevitabilmente poi ne risentono, specialmente quando l'evoluzione è un'evoluzione in pausa. E purtroppo in questa ondata i pazienti che abbiamo sono pazienti molto molto critici, hanno dei quadri molto più complessi, e anche la mortalità purtroppo, ahimè, è molto alta rispetto alle precedenti ondate. Per chiudere, una prospettiva per il futuro, di incoraggiamento per superare questa maledetta pandemia. Ma sicuramente forse le misure che abbiamo messo in atto proprio da oggi, ad esempio l'uso della mascherina e la vaccinazione in maniera particolare. La vaccinazione, secondo me, è l'unica arma che abbiamo e che ci può far venire fuori da questa situazione. Purtroppo ancora registriamo un numero molto elevato di gente non vaccinata in una fascia d'età che è quella più a rischio, dai 50 anni in su. Ci sono intere zone, l'abbiamo saputo, di gente non vaccinata, l'ha detto anche il presidente della regione. In alcuni paesi addirittura c'era un tasso di vaccinazione del 30%, e guarda caso noi abbiamo avuto molti accessi di pazienti provenienti proprio da quelle aree, per cui bisogna vaccinarsi anche con la terza dose, specialmente chi è paziente fragile, perché poi sono quelli che hanno dei quadri gravi e sono quelli che vediamo noi in terapia intensiva.